Ciao ragazzi, dunque, questo è il primo video che registro dopo l'incidente della vetrina, perché in effetti poi i video che ho caricato in questi giorni erano dei video che bene o male ero riuscito già a registrare, quindi ad anticiparmi, e altri comunque già ne avevo registrati che comunque posterò nei prossimi giorni. Quindi questo è proprio il primo, ripeto, che registro dopo quell'incidente. In effetti poi la vetrina incriminata questa volta l'ho spostata qui su questo lato, perché ovviamente dovendo cambiare il vetro che si era rotto, ho dovuto smontare tutto, e in effetti ho cambiato anche un po' la disposizione dei MIT, in modo che magari mi è anche più facile man mano registrare varie ispezioni per creare un solo video della mia collezione intera. E oltre a questo, nel momento in cui mi è arrivato questo MIT, perché ovviamente questa recensione che interrompe la cronistoria che stiamo seguendo, perché è un nuovo acquisto, quindi una nuova uscita, insieme a questo nuovo MIT di Camus in versione divina della linea Toropo Gold, è arrivato di nuovo, anzi un nuovo ennesimo apparecchio. E infatti io ve l'ho detto anche nel video in cui vi mostravo il vetro crepato, no? Quindi ho dovuto un attimino familiarizzare con questo nuovo amico, anche se comunque si sente che c'è e si vede. Però ragazzi, sono piccoli dettagli. La cosa importante adesso è andare insieme a scoprire il contenuto di questa confezione. Un altro MIT veramente bellissimo, non me l'aspettavo così. Quindi andiamo a scoprire insieme e noi ci vediamo dopo. Prego! E dunque ragazzi, come ho sempre fatto per ogni nuovo acquisto, voglio condividere con voi anche i dettagli delle confezioni, no? Perché nel mentre per i MIT ormai già vecchi e usciti anni addietro sto evitando di andare a ripetere quasi sempre le stesse cose, credo invece sia giusto farlo per i nuovi acquisti. Quindi, anche se la confezione, perché si sa, appartiene ad una linea specifica, si presenta più o meno come tutte le altre confezioni già viste, però cambia ovviamente il soggetto principale. Quindi in questo caso abbiamo comunque l'immagine del MIT di Camus in armatura, abbiamo qui l'ologramma dell'armatura divina dell'acquario e poi gli stessi loghi di sempre. Quindi abbiamo il bollino della Toei, il logo della linea Solo Gold, abbiamo il bollino dei 30 anni di Sensea, il logo della linea X, quello Damashi e quello Bandai. MIT comunque rilasciato nel mese di luglio del 2016, quindi quest'anno. Su questo primo lato abbiamo comunque la raffigurazione del MIT di Camus mentre si appresta a scagliare la sua Aurora Exclusion. Mentre sul secondo lato della confezione abbiamo la raffigurazione dello stand montato e la dicitura sotto Saint Cloth MIT X Aquarius Camus God Cloth. Sulla parte del retro invece abbiamo due immagini dinamiche del MIT, abbiamo poi le foto con i volti extra con o senza il diadema e di nuovo la raffigurazione in miniatura dell'armatura montata a stand. Passando alla parte superiore abbiamo il simbolo dell'acquario ai quattro angoli della confezione. Abbiamo di nuovo il logo di Sensea Soul of Gold, la stessa dicitura gialletta e di nuovo il simbolo, quindi il logo della linea X. E arrivando anche alla parte ultima, quindi quella bassa della confezione, notiamo comunque che ci sono gli stessi loghi e le stesse diciture, un'immagine del MIT più ravvicinata e nel riquadro bianco le solite avvertenze in lingua madre che troviamo ormai da sempre. Idem per quanto riguarda anche il bollino della Cosmic Group e anche in questo caso l'indirizzo per accedere al sito Tamashii. E dunque ragazzi, aprendo anche la confezione di Camus, andiamo a scoprire insieme il contenuto, no, di questi blister. In effetti ne abbiamo tre più un altro blister piccolo, però ancora non ho guardato il contenuto perché, come sempre, nuovo arrivo, quindi registro con voi il video e scopro insieme a voi cosa contengono i MIT nuovi. Di conseguenza andiamo a scoprire insieme il contenuto del primo blister, quindi abbiamo il corpo di Camus, i coprispalla, il diadema, abbiamo gli avambracci, la pettorina piccola per le pose dinamiche, la capigliatura per il diadema, i bracciali, abbiamo poi la parte del retro del busto, il busto qui ovviamente con pettorina grande, abbiamo i copricoscia. Un solo set di placchette per le mani come ormai stiamo trovando da un bel po',
I copricoscia mi sembra di averli già detti, va bene, le ginocchiere, gli schinieri, il gonnellino e il busto inferiore in plastica. Nel secondo blister troviamo parte di ciò che ci serve per il montaggio dello stand, quindi abbiamo la struttura principale appunto dello stesso stand, abbiamo questi effetti speciali che in effetti vanno a ricreare lo sgorgare dell'acqua, no? Dalla Sacra Giara, e poi abbiamo le braccia dello stand. Arrivando così anche al terzo blister troviamo ciò che ci permette di completare il montaggio dello stand, quindi abbiamo l'anfora sacra, abbiamo poi due perni che ci serviranno per le balze, io le chiamerei in questo modo, ovviamente che ci serviranno per la base appunto dello stand, quindi ripeto, le balze, quelle che poi si unite andranno a formare la sorta di ali di cui è composta questa sacra armatura divina dell'acquario, e in ultimo abbiamo poi appena qui dietro un altro accessorio che ci servirà sempre per la base, che andrà comunque a formare, a ricreare un po' l'effetto ottico dell'acqua che avvolge la base stessa dello stand. E dunque, come vi dicevo prima quando vi ho mostrato il primo blister, che ne sono usciti tre e un po', ecco, questo è l'altro po' di blister che esce da questa confezione. Quindi abbiamo in questo piccolissimo blister, è veramente molto molto piccolo, abbiamo i 5 paia di mani di Camus, più ovviamente due mani già unite per la posa del sacro acquario, e poi 3 volti extra. E ovviamente anche in questa confezione non poteva mancare la scheda dettagliata o parzialmente dettagliata di questo sesto cavaliere d'oro, appunto, scheda che poi andrà ad unirsi insieme alle altre schede uscite con gli altri unit in precedenza nel famoso ormai raccoglitore avuto unicamente con l'uscita di Leo. E ammirato così anche lo splendore di questo ennesimo stand, quindi il sesto stand divino, andiamo a vedere anche come si compone. In effetti la fase di montaggio è abbastanza facile, e anche vestire lo stand è un po' come vestire poi il corpo del mit, in quanto abbiamo ovviamente sulla testa il diadema, poi abbiamo la presenza delle braccia, per la prima volta braccia vere con tanto di mani, e quindi sulle braccia vanno i coprispalla,
gli avambracci e gli spinieri. Abbiamo poi sulla struttura del corpo il busto con la pettorina, il busto in plastica, quindi quello basso, e abbiamo il gonnellino. Per la prima volta vediamo che all'interno dell'anfora non va inserito nessun bracciale, perché è già presente parte di questo effetto scenico, quindi dell'acqua che viene fuori dalla stessa anfora, di conseguenza qui, ripeto, non va inserito alcun bracciale. Passando invece alla parte bassa, abbiamo sulle gambe, che poi sono gambe solo per metà, abbiamo appunto il copricoscia e le ginocchiere. Poi sotto questa struttura circolare vanno montate le placchette per i dorsi delle mani, però vanno montate sotto, quindi di conseguenza restano nascoste. Ora, anche in questo caso è una scelta soggettiva il fatto di volerle inserire sullo stand oppure no. Io ho preferito comunque non metterle perché, come già vi ho detto, vanno montate sotto, quindi non si vedono, e di conseguenza, essendo poi un unico set di placchette per le mani, il rischio che magari si possano staccare e perdersi c'è sempre. Anche se ormai lo sapete, gli stand io li monto solo ed esclusivamente per registrare i video, poi dopo mi serviranno per il Meet, quindi il rischio di perdersi in questo caso era veramente limitato, ma ho preferito comunque non metterle. Dentro, all'interno della base, quindi proprio quella principale, abbiamo invece due bracciali. E per quanto riguarda invece l'effetto dell'acqua qui dietro, ora che lo stand è fermo li ho abbassati, perché avevo timore che durante la rotazione, quindi la movimentazione dello stand, potevano toccare terra e quindi graffiarsi. Però in effetti adesso che li ho abbassati vedo che comunque terra non toccano, e quindi questa è la posa e quindi la posizione esatta per quanto riguarda questi pezzi. Guardando poi questo stand nella sua totalità, quindi in maniera completa, anche questo stand occupa uno spazio ben definito e abbastanza ampio. Lo occupa in altezza perché un po' ricorda quello di Virgo, anche se forse quello di Virgo è un po' più alto, però ovviamente essendo questo uno stand abbastanza scenico, a motivo appunto di tutti questi effetti che richiamano l'acqua che circonda ovviamente questa struttura, ecco, quindi occupa uno spazio anche per quanto riguarda la circonferenza. È uno stand bellissimo, veramente magnifico, a riprova ancora una volta, e so di essere ripetitivo, che questi stand e anche le armature di questa linea sul logo gold sono veramente eccezionali. Difficoltà di montaggio non ce ne sono assolutamente. Ho speso qualche minuto in più, anche molto volentieri, per riuscire a posizionare l'anfora fra le mani, che non era questo comunque il punto più critico, quanto l'unire queste due parti, quindi l'acqua che viene fuori dalla stessa anfora. Non perché il sistema di aggancio sia difficile, ma semplicemente perché bisogna prestare, ripeto, un po' di attenzione a come posizionare l'anfora tra le mani, onde evitare che questa parte vada del continuo ad urtare sopra questa, perdonatemi, e quindi dividersi sempre in due. Dopodiché, ragazzi, veramente il risultato è eccellente, una volta finito è eccellente. Anche in questo caso mi dispiace adesso doverlo smontare, perché comunque mi serve l'armatura ovviamente per indossarla su Camus, e quindi mi auguro un domani di riuscire ad avere poi uno spazio più ampio, perché vorrei poi dare anche il giusto merito a questi acquisti, no? E mettere i knit, quindi gold ex tradizionali, in bella mostra con le armature tradizionali appunto, e poi montare tutti questi stand divini, perché come ho già detto in qualche occasione, forse sono più belli, più scenici e danno più soddisfazione gli stand di questa linea montati appunto così, che non proprio indossate le armature sui knit, almeno per quelli che sono i miei criteri e i miei gusti. Ragazzi, questo stand come gli altri si merita un 10 pienissimo, quindi rientra perfettamente nei miei gusti, anche perché l'armatura dell'acquario è una
delle armature che ho sempre amato tantissimo. Di conseguenza, se mi piace nella versione tradizionale, a maggior ragione mi piace in questa versione. Quindi, veramente bellissimo e super approvato. Detto questo, adesso spostiamoci anche allo step successivo. E dunque ragazzi, eccoci arrivati anche all'ultima parte del video, quindi devo dire che questo Meet per me è stata una piacevolissima sorpresa e quindi sono rimasto contentissimo di questo acquisto perché adesso avendo questo Meet qui dinanzi a me mi rendo conto di quanto sbagliate siano state le mie impressioni osservandolo solo in foto e tra questa versione, la versione tradizionale X, preferisco decisamente e di gran lunga questa. Fatta questa piccola premessa, andiamo ad analizzare il Meet partendo come sempre dall'aspetto estetico, no? Quindi dalla fedeltà volto e capelli con la controparte animata. Dunque, somiglia questo Meet al personaggio di Camus che troviamo nell'omonima serie? Assolutamente no, e per fortuna direi, perché come ho già detto in qualche occasione, in quella saga sono riusciti a deturpare l'aspetto estetico, quindi la bellezza dei volti di tutti i cavalieri d'oro appunto presenti in Solo Gold. Quindi questo volto, ovviamente anche gli altri, e questa capigliatura sono identiche e sono identici a quelli trovati nella confezione del Meet X tradizionale. Quindi ne sono stato veramente contento di questa scelta. E anche per quanto riguarda il corpo, mantiene la stessa colorazione verde, quindi almeno su questo fattore estetico il Meet è ottimo. Passando invece adesso all'armatura, dunque per quanto riguarda la fase di montaggio, anche in questo caso non ci sono problemi da segnalare, tutto calza alla perfezione, non ci sono punti lenti o deboli, quindi ottima anche la progettazione di questa armatura divina. Per quanto riguarda il diadema, dunque, uno dei pezzi dell'armatura che a me è sempre piaciuto tantissimo e mi piace anche in questa versione, la pietra verde resta e si vede benissimo, cambia la colorazione del diadema perché qui assume la doppia tonalità di oro giallo e platino, a differenza ad esempio di quella tradizionale che vira all'oro rosso, no? Quindi all'arancio. Cambia la forma più o meno esclusivamente sulla parte alta delle punte, quindi diciamo che sommariamente, ecco, cambia sì, ma di poco. Per la prima volta vediamo il personaggio indossare comunque gli avambracci, perché sappiamo che comunque nella serie animata Camus non li indossa mai. Esistono gli avambracci per quanto riguarda la versione manga,
così come, se non erro, per il personaggio dello Strambas di questa costellazione, ma Camus, proprio lui come personaggio dell'anime, non li ha mai indossati. Qui invece ci sono, li indossa, di conseguenza si completa totalmente la vestizione dell'armatura sul corpo di Meet e del personaggio, ovviamente. Unico Neo che comunque purtroppo ho riscontrato su questa armatura divina è la presenza del piccolo pezzettino in plastica che serve a chiudere il gonnellino, perché, come ho già detto in qualche altra occasione, dovesse mai rompersi quel pezzettino veramente piccolo e delicato, durante la fase di movimentazione bisognerebbe acquistare un ennesimo Meet da capo. Perché purtroppo Bandai, così come nessuna casa fake, ha mai considerato l'idea di fare o di progettare delle confezioni con dei kit di ricambio, no? Ad esempio, quindi pezzettini in plastica per le varie cinture, oppure le placchette per i dorsi delle mani. Anzi, ne troviamo appena un solo paio nelle confezioni attuali, quando prima ve ne erano sempre due. Quindi di conseguenza, ragazzi, fate attenzione solo alla movimentazione di questo pezzettino, dopodiché non dovete prestare attenzione più a null'altro, perché ripeto, è tutto molto facile. Diversi sono i punti di questa armatura che mi piacciono. Ad esempio, mi piacciono i coprispalla e mi piace il gonnellino, ovviamente anche gli skinnieri e bracciali, ma questi due punti che qui li trovo ottimi, nonostante ad esempio che i coprispalla siano grandi e doppi e il cinturino ovviamente qui si allunga e comunque si ingrandisce, però qui sembra non stonare, anzi per me non stonano, a differenza appunto della versione X, dove là veramente sono stati fatti degli errori da non sottovalutare. Su questa versione invece è tutto molto omogeneo, in quanto sappiamo che queste armature divine nella loro metamorfosi vanno ingrandendosi in alcuni punti, di conseguenza sono gli stessi punti di tutti gli altri, cavalieri, ovvero coprispalla, il gonnellino, i bracciali e gli skinnieri. Quindi per me questi coprispalla e questo gonnellino che venia sono perfetti per questa vestizione divina. Un altro punto che a me è piaciuto di questa versione divina è la pettorina a forma di cuore. Ora c'è il Meet di Mur, così come il Meet di Leo, ovviamente sempre in versione SOG, che hanno più o meno la stessa forma. Lì però si evince di meno perché le pettorine sono più larghe. Qui, essendo invece più stretta al centro, ecco, allora la forma a cuore si vede benissimo. E io credo che sia stata data così su questa armatura, perché ormai lo sappiamo tutti, l'armatura dell'acquario, quindi la costellazione dell'acquario, è stata associata da sempre ad una entità femminile, no? Non abbiamo i seni come l'armatura di Andromeda, però ecco, anche dal totem, come abbiamo visto prima, dagli stand classici dell'acquario, si evince che comunque è una fattezza femminile quella che viene accostata, quindi associata a questa costellazione. Di conseguenza, qui la forma a cuore ci sta, per me ci sta, ed è veramente un particolare molto molto carino. Cosa poi geniale che io dal primo momento che le ho viste nell'anime ho pensato che erano veramente una gran figata, sono le ali, perché a questa costellazione dell'acquario, che comunque è una costellazione astratta, e quindi non parliamo di un animale specifico, ecco, cosa ci si poteva inventare, no? Ad esempio, di conseguenza queste balze, oltre ad essere un qualcosa di estremamente elegante, sono anche un qualcosa di estremamente femminile e che comunque vanno a richiamare il flusso dell'acqua. Sono sì, spesse, quindi larghe. Sono comunque abbastanza grandi, hanno un loro peso, però devo dire per fortuna queste qua basse toccano terra, quindi fanno da supporto al Meet come potete vedere e il Meet non si ribalta, quindi in vetrina può essere esposto anche con o senza uno stand. Certo, è un po' fastidioso vedere questi punti delle giunture, però ragazzi, come abbiamo visto anche dallo step precedente, proprio la parte alta di queste ali vanno montate sulla parte bassa dello stand, quindi vanno inserite e poi abbassate.
Di conseguenza avevano bisogno di un punto di snodo e dico che sommariamente comunque è un fattore anche questo abbastanza sorvolabile, a dispetto comunque dico tanta bellezza. Credo di essermi espresso in maniera soddisfacente e da persona più che soddisfatta dell'acquisto fatto e di conseguenza ragazzi è facile intuire che per bellezza di stand e altrettanta bellezza come int, anche Camus, così come gli altri cavalieri Sog, rientra perfettamente nella lista dei miei mit preferiti e tra i mit più belli, perché vi assicuro che dal vivo è veramente tutto un altro discorso rispetto a come viene mostrato in foto. Quindi concludo, anche per Camus un 10 pieno pieno, e passando adesso invece ad elencare gli extra che troviamo in questa confezione. Anche se già li abbiamo visti dai blister, vi ricordo che da questa confezione escono 5 paia di mani, più un paio di mani già unite per il saracquario. Abbiamo poi 3 volti dinamici extra, considerando poi anche questo statico già presente sul mit, in totale abbiamo 4 volti per Camus. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo video. Adesso andrò a esporre il mio mit insieme agli altri SOG o lo metterò momentaneamente in vetrina e io vi saluto e vi ringrazio per aver seguito fino a qui e vi rimando allo step finale. Ciao! E dunque ragazzi, eccoci, vi dicevo che non credevo che poi dal vivo risultasse essere così bello, no? Perché poi dalle immagini un po' lasciava a desiderare, invece vi assicuro che guardandolo, vabbè certo, ovviamente è distante. Però montato a MIT veramente è qualcosa di veramente eccezionale e ripeto, se messo a paragone invece con la sua versione ex tradizionale, c'è un abisso veramente tra i due e lo preferisco così. Quindi per me ottimo prodotto, ottimo risultato e come vi ho detto nel video, mi auguro un giorno di poter avere più spazio in modo da lasciare gli ex tradizionali in vetrina e di queste armature divine montare appunto gli stand ed esporli perché sono stand molto scenici, molto belli, quindi veramente è un peccato doverli poi tenere via. Dunque, con questo è tutto, io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo video, quindi vi rimando al prossimo dove riprendiamo la cronistoria tra la linea classica e la linea X e nulla, grazie ancora per aver seguito il video. Ciao!